Benvenuti sul nostro canale Artisti del Riso e buona domenica. Oggi voglio presentarvi i miei panini, un panino gourmet. Magari si arriva la domenica sera che non si ha voglia magari di preparare la cena. Oggi vi faccio vedere come preparare un panino che soddisfa le esigenze di tutta la famiglia. Allora iniziamo. Ho scelto una carne, un carpaccio di scottona che andremo adesso a condire con dell'olio, del sale e della zeste di limone. Limone grattugiato, ok? Allora, due fettine, mettiamo la terza. Benissimo. Allora, un pochettino d'olio. Ok? Andiamo a mettere del pepe, del sale. Poi questi panini poverini sono così bistrattati, ma invece non è vero, fatti a regola d'arte possono soddisfare le esigenze di tutti. Allora andiamo a condirlo. Adesso prendiamo un bel limone, eccolo qua, che bel limone. Mettiamo dentro un po' di buccia di limone, ok, e lo lasciamo adesso macerare qualche minuto, il tempo di andare adesso anche a preparare i nostri funghi. Ho scelto di abbinare a questo carpaccio di scottona un carboncello. Andiamo a preparare il carboncello, eh? Allora, abbiamo già iniziato a tagliarlo. Tagliamo così fettine. Lo facciamo saltare in padella per un quarto d'ora con dell'olio. Ho scelto dell'olio al tartufo, così rimaniamo sempre in terra. Ok, magari ne prepariamo qualcun altro, anche quest'altro qui, così. Ok, benissimo. Facciamo partire la nostra piastra a induzione e facciamo saltare i nostri funghi. In padella ho messo dell'olio al tartufo. Adesso vado a inserire i nostri cardoncelli e li lasciamo rosolare per un quarto d'ora, 20 minuti, ok? Poi andiamo a mettere un po' di sale, condire con un po' di sale e un po' di pepe. Eccoli qui, così. Allora, correggiamo con un po' di sale, un po' di pepe. Benissimo. Lasciamo andare, come vi ho detto, un quarto d'ora, 20 minuti. Il nostro carpaccio sta macerando, io cosa faccio? Vado ad aggiungere un pochettino di brodo, così termino la cottura dei nostri funghi. Ecco, questo basta. Un altro po', ok. Aspettiamo ancora una decina di minuti e poi andiamo a preparare il nostro panino gourmet. Nel frattempo che arriviamo al termine della cottura, cosa facciamo? Andiamo a dargli un po' di freschezza, andiamo a mettergli un po' di tigo, ok? E portiamo a cottura ancora qualche istante e poi andremo a farcire il nostro panino gourmet. Ok, i nostri carboncelli si sono rosolati ben bene. Allora andiamo a preparare il nostro panino. Bello croccante, come piace a me, ragazzi, stupendo. Andiamo a togliere un po' di mollica, andiamo a svuotarlo. Ok, allora cosa facciamo? Bello, bello, ho già fame ragazzi, ho già fame. Ok, i nostri carboncelli. Belli, belli teneri. Ok, allora andiamo a prendere il nostro carpaccio di scottona. E voilà. Vado con le mani perché poi lo mando io, ragazzi, eh. Non mi interessa, non mi state a criticare. Poi cosa facciamo? Andiamo a scagliare un po' di grana, ok? Qualche scaglietta. Bello, 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 bello. Eccolo.
finiamo con qualche funghetto tra la là. Vediamo come sono buoni. Spettacolo, ragazzi. Un filo d'olio, chiedo scusa, un filo d'olio aromatizzato al tartufo e i giochi sono fatti. Vediamo questo piatto di Ardesia. Poi ditemi, ragazzi, provate a farlo. Ecco, ve lo lascio così, guardate. Ve lo lascio così. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Alla prossima, ragazzi.